Si celebra il 17 maggio la giornata mondiale contro l'omotransfobia, istituita dall'ONU e dall'UE nel 2004. In sala di rappresentanza a Viareggio, gli studenti delle terze e quarte dell'Istituto Superiore Piaggia hanno preso parte all'incontro sui diritti civili. Introdotto dall'assessore alle pari opportunità Sara Grilli, il convegno ha visto la partecipazione di esperti sui temi della sessualità e psicologia. Lo scopo è quello di offrire ai ragazzi occasioni di riflessione, accompagnarli in un percorso di passaggio, diciamo così, verso l'esercizio attivo della loro cittadinanza. Assolutamente non si entra mai nel personale, nella sfera privata di nessuno, semplicemente è un percorso che vuole far comprendere che dobbiamo accogliere, no, l'unicità di ciascuno di noi, quindi l'intento non è di orientare, ma di permettere la convivenza serena di tutti i ragazzi e anche degli adulti. No? A Viareggio da alcuni anni è attivo lo sportello Free2Be, gestito dall'ARCI, uno spazio di accoglienza per la comunità LGBTQ+, di tutta la Versilia, che offre assistenza psicologica, legale e sessuologica con un'equipe di esperti. Le nuove generazioni, lo vediamo anche in questi giorni a livello nazionale, in molti stanno richiedendo l'assistenza psicologica gratuita all'interno delle scuole, perché il benessere psicologico e sessuologico sta diventando una necessità impellente, un'esigenza che è pressante all'interno delle nuove generazioni, soprattutto in questi climi di incertezza.